Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale delle Vallate, la cronaca da Castiglione del Lago in apertura. Atti persecutori e lesioni personali aggravate sono le accuse a carico di due minorenni nei confronti dei quali i carabinieri di Castiglione del Lago hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità. Tra il 2022 e lo scorso mese di giugno, i due si sono resi responsabili di ingiurie, minacce, danneggiamenti e molestie nei confronti dei vicini di casa. Gli accertamenti svolti dai carabinieri, coordinati dall'autorità giudiziaria minorile, hanno permesso di identificare i due presunti responsabili. Entrambi sono stati arrestati e collocati in due differenti comunità fuori regione. Il passaggio della E78 che verrà dalla Val Centena, la piccola valle a nord-ovest del comune di Monterchi, è stata al centro del dibattito sulle osservazioni di valutazione ambientale in consiglio comunale a Monterchi. L'ordine del giorno è passato a maggioranza, contraria all'opposizione e l'esponente della maggioranza Cristina Polcri, presente un folto numero di residenti della zona interessata. Consiglio comunale ad alta tensione, quello che si è svolto a Monterchi, avente per tema le osservazioni da presentare sulla valutazione di impatto ambientale relativa al tracciato della Due Mari che verrà. La zona interessata è quella della Val Centena, nella parte nord-ovest del comune che confida con i comuni di Anghiari e Citerna. In sala presenti numerosi residenti del territorio che non hanno nascosto la loro rabbia per il progetto presentato da ANAS. A recepire queste istanze è stata Cristina Polcri, che la zona la conosce molto bene, l'esponente della maggioranza, che è anche presidente dell'Assemblea, ha presentato un documento alternativo a quello della Giunta, accentuando un forte contrasto di carattere politico e amministrativo con il resto del suo gruppo. Critiche anche dalla minoranza di centrosinistra. Per la prima volta un ordine del giorno sulla Due Mari non è passato alla unanimità. Dopo 24 ore abbiamo sentito il parere del sindaco Alfredo Romanelli. Noi comprendiamo ovviamente che ci sono delle persone che sono danneggiate, ma questo è inevitabile. Se passa una strada, dovunque passa, trova delle persone, trova dei terreni, trova delle case, e quindi questo va messo in conto. Quindi noi dobbiamo avere la responsabilità di decidere e soprattutto capire come credo il 99% dei cittadini di Monterchi capiscano, che questa strada è utile per la nostra comunità, è utile perché deve eliminare il traffico nella frazione di Reville, nella frazione di Pucaia, nella frazione di Monterchi, perché anche quelle persone lì hanno dei disagi giornalieri costanti, continui. Quindi non è che uno, un cittadino vale più dell'altro. Quindi questo è un progetto che noi abbiamo sempre condiviso e che quindi va fatto. Noi dobbiamo tutelare quei cittadini comprendendoli, cercando di fare delle osservazioni che migliorano la loro situazione, perché presentare progetti alternativi è prenderli in giro, perché se noi siamo chiamati a fare delle osservazioni, non siamo chiamati a fare un altro progetto, quindi sarebbe stato inutile. Andiamo adesso in Casentino. Dopo i momenti musicali di questa estate, come quello del Festival Terre di Arezzo che si è fermato a Capolona, a Pieve e a Sietina, l'incontro con un celebre pianista come Francesco Attesti richiama l'attenzione sulla figura dell'assessore alla cultura. Quella del 2024 è stata un'estate ricca di concerti in tutto il territorio aretino. Eppure, secondo il maestro Francesco Attesti, pianista, con concerti in oltre 40 paesi del mondo, con chiavi di città americane che gli sono state assegnate per le sue doti artistiche e umane, che da quest'anno ricopre anche il ruolo di assessore alla cultura del comune di Cortona, la musica non è tutelata in Italia. Purtroppo abbiamo pochi investimenti, abbiamo troppi pochi auditorium, i conservatori non in tutte le province, questa è una grave mancanza e c'è un rallentamento importante. Grandissime difficoltà da parte dell'Accademia per nascere e mantenersi in vita perché chiaramente non ci sono abbastanza sponsorizzazioni e questo è un peccato. Forse siamo probabilmente subissati, no? In un certo senso da tutti i beni architettonici che dobbiamo tutelare, ma il futuro è delle persone, dei giovani. E io credo che c'è una grandissima musicalità in tantissimi ragazzi, ci sono grandissimi talenti che però devono essere aiutati. Quindi è importante per chi ricopre ruoli istituzionali legati alla cultura che sia un uomo che lavora in questo mondo,
per capirne le necessità a partire dagli assessorati. Fondamentale che ci siano nei posti chiave persone che sanno lavorare e vivere di cultura. Questo è fondamentale perché un assessore alla cultura deve sapere di cosa si parla non soltanto astrattamente ma anche proprio tangibilmente dal punto di vista proprio della vita quotidiana di tutti i giorni e delle difficoltà che si incontrano. Ci spostiamo adesso in Val d'Arno con il prossimo servizio. Con l'arrivo di settembre tornerà una delle feste più attese della provincia di Arezzo. È il perdono di Terra Nuova Bracciolini. Meno di un mese alla partenza dell'edizione 410 delle feste del perdono di Terra Nuova Bracciolini. La manifestazione, organizzata da Comune, Proloco e Commart, ricalcherà quasi interamente il programma ormai consolidato da anni. Novità sono previste per le disposizioni del Luna Park, che non potrà più usufruire di Piazza Canevaro, chiusa per lavori. Per il resto, tranne qualche piccola modifica che sarà svelata fra pochi giorni in conferenza stampa, questa edizione si svolgerà dal 20 al 26 settembre e partirà con la classica sfilata dei commercianti, confermata al Palazzetto dello Sport. Poi i grandi appuntamenti, il lunedì mattina la Fiera degli Uccelli da Richiamo e Animali da Cortile, vera anima della tradizione. Poi il martedì la 54esima Ruota d'Oro. Nel mezzo la grande fiera in centro, Luna Park e piccoli eventi che faranno da corollario alla festa, come le serate sul palco centrale. Anche per quest'anno, infatti, saranno gli espositori, i veri protagonisti, circa 300 quelli attesi. Una vetrina per il Val d'Arno e per le tante aziende del territorio che vi partecipano con il Val d'Arno Espone, ma anche un volano per l'economia locale, viste le decine di migliaia di presenze e l'arrivo di persone da tutta la Toscana. Andiamo adesso in Val di Chiana, aperto i battenti sabato, un ricco calendario di eventi collaterali e la 62esima edizione di Cortona Antiquaria. È tutto pronto, si parte. Una nuova edizione di Cortona Antiquaria. Ormai il centro convegni Sant'Agostino è diventato per voi il luogo perfetto per questa kermesse. Assolutamente, siamo alla 62esima edizione, ma non nascondo che ogni volta sia un'emozione enorme organizzare questa mostra. Ha una storia che va coltivata e speriamo che negli anni possa continuare ancora. Come fate a renderla attuale ogni volta? Questo è merito assolutamente del direttore artistico Velona, perché riesce ad individuare gli antiquari giusti, perché portano qui sempre cose più importanti, nuove e di valore. Naturalmente voi pensate agli appassionati, ma per ampliare il pubblico ci sono collaterali ed eventi. Ovviamente l'evento di punta è quello di domenica 1 settembre. Domenica 1 settembre è uno spettacolo panariello, credo che non abbia bisogno I Masini e che non abbiano bisogno di presentazioni. Però quest'anno abbiamo avuto anche la fortuna di avere con noi Paolo Giulierini, con questa collaterale sulle armi che comunque credo che, spero, che attirerà molta gente. E poi tanti eventi, degustazioni, insomma, quella che è l'identità di Cortona. Sì, abbiamo l'iniziativa, anzi l'anniversario del 25esimo del Consorzio Vini, quindi faranno una manifestazione il 30 sia in Piazza della Repubblica che in Piazza Garibaldi. Quindi abbinata poi a una serata di jazz in Piazza Signorelli, quindi credo che verrà fuori una bellissima giornata. Va alla Contrada di Voltaia l'edizione 2024 del Bravio delle Botti di Montepulciano. La coppia formata da Tilio Niola, detto Attila, e Lorenzo Leonardi, detto Banana, ha conquistato l'ottava vittoria per la Contrada rossonera. Una grande sfida che ha tenuto fermo il cuore dei contradaioli fino all'ultimo, anche a causa di due mancamenti da parte degli spingitori della Contrada di Voltaia e Cagnano, che hanno segnato un ritardo nella consegna del panno e nella ufficializzazione del vincitore. Ai contradaioli rossoneri il panno dipinto da Manuela Petti, dedicato ai 100 anni dalla nascita di Don Marcello del Balio, che ha suggellato appunto questa edizione. Andiamo adesso a Castiglion Fiorentino, domenica di festa per la Madonna del Bagno. A Castiglioni molti fedeli che hanno preso parte alla cerimonia religiosa. Un momento di devozione molto sentito a Castiglion Fiorentino e oltre, quello della festa della Madonna del Bagno. Intanto la domenica è stata caratterizzata dalle celebrazioni religiose nel giorno della festa, tutte molto partecipate, nonostante
nonostante il periodo estivo. Nell'occasione sono stati presentati i lavori fatti in questi ultimi mesi per migliorare accesso e accoglienza al santuario. Don Giuseppe Badì, rettore del santuario, è apparso grato e soddisfatto. Alla messa delle 11, celebrata dal parroco della Corleggiata, Monsignor Aimé, era presente il sindaco Mario Agnelli a rappresentare l'intera comunità castiglionese. Alla fine della messa, tutti a prendere la colazione del pellegrino, antica tradizione, uova sode benedette, pane e vino, nel rispetto delle tradizioni. Non è mancato neppure l'aspetto profano, con i banchi pronti ad offrire le prelibatezze locali, con in testa la porchetta. Un'ultima notizia si riferisce a un appuntamento di solidarietà in programma a Sansepolcro, serata di solidarietà in piazza Torre di Berta, domani martedì, su iniziativa dell'associazione Pole Pole del Comune, è in programma un concerto ispirato alla musica dei Pink Floyd. L'ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. La serata, sostenuta anche da sponsor privati e istituti di credito, inizierà alle ore 21 in piazza, come detto, Torre di Berta. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG dalle Vallate. Grazie quindi della cortese attenzione, vi lasciamo in compagnia dei nostri programmi. Buonasera.